Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Male. Oggi facciamo un video speciale, un video dove la signorina Laura mi fa la lettura delle carte. Eccola, la mia adorata Laura. Ciao ragazzi, ciao a tutti, signori, signore, chiunque ci stia seguendo. Questa qua è la mia seconda registrazione nostra, quindi potete capire un po' il disagio della situazione. Comunque sì, abbiamo fatto una lettura spettacolare, bellissima, meravigliosa. Purtroppo non si è registrato l'audio, quindi ho il video senza audio, quindi abbiamo deciso di rifare tutto da capo. Quindi andiamo! Allora, prima Laura mi aveva fatto una lettura generale che era spettacolare. Adesso ci diamo una energia positiva e ricominciamo. Faccio letture intuitive, per cui personalizzate su quello che è la persona che ho davanti e ovviamente l'energia che quella persona mi trasmette fa sì che, non so neanche io come, vengono fuori le letture che vengono fuori di solito. Mia cara Mal, cosa vorresti vedere? Mi piacerebbe vedere la mia situazione generale del 2022. Per cui inizio col mio shuffle e tu mi dirai uno stop. Adesso. 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 Eccolo qua. Andiamo a fare. Allora, iniziamo con le nostre prime tre carte, che già sono bellissime all'inizio. Infatti, come vedi, abbiamo un asse di coppe, che è già di per sé come carta molto bella. Perché? Perché è un asse. L'asse significa amore, compassione, sì, creatività anche, nonché un'esplosione di emozioni e anche di creatività, come ti dicevo. La creatività la voglia di creatività, la voglia di rinnovarsi viene fuori anche da questo personaggio che è rappresentato, ti rappresenta in questo momento, perché lui ci sta dicendo, vedi, prima di tutto fa parte dei semi, che sono bellissimi, che sono i bastoni, perché scusate, faccio quasi sempre tutto in inglese e mi viene la parola in inglese dunque. Per cui lui, il nostro personaggio, che significa praticamente l'entusiasmo, il fatto di sentirsi uno spirito libero, oserei dire che stiamo andando ancora più in dentro di te in questa seconda lettura, sai? Mi piace, infatti. Insomma, non, sai come si dice? Che non è tutto il male. Male, dai. Sì, no, molto bello, perché praticamente tu ti stai reinventando, utilizzando una carica, stai mettendo tutta te stessa in questo rinnovamento, in questo nuovo inizio felice per te, perché noi vediamo dietro il sole, che se ti ricordi in quella lettura che i nostri amici non hanno potuto vedere, era uscito il sole, che tu dopo un periodo di non, diciamo, di difficoltà proprio emotive, stai andando verso il sole, non hai ancora finito perché il tuo cammino non è finito, ma sta andando verso, ok? Difatti, anche dietro questa carta, noi vediamo questa forte voglia di rinnovarsi, di esplodere, ok? Mentre questa, sempre rimaniamo nei bastoni, ancora una volta il 9, che è la persistenza, diciamo il coraggio, la volontà di rinnovarsi, di essere completamente quello che vuoi essere, ma che finora non hai mai osato essere, non hai neanche 100% voluto essere. Adesso, dopo un tuo percorso interno, stai arrivando a questa cosa. Ed è a questo punto, mia cara, che io ti chiedo un altro stop nella mia shuffle. Adesso. Yes. Eccolo qua. Sbuca la voglia di andare anche verso una sicurezza economica che al momento è stata, diciamo, difficile, ma che in questo inizio dell'anno si sta, diciamo, vedi, si sta un attimino, come
consolidando. Ecco perché noi ci troviamo di fronte alla nove di denari, di pentacoli, insomma, dove tu ti senti, diciamo, grata di una situazione, di una situazione che si sta evolvendo come vorresti tu, ok? Questo è una cosa, perché tu sei qui, nei tuoi agi, vivi la tua vita come, diciamo, come hai piacere di viverla, come nei tuoi, circondato dalle tue mura, dalle tue pareti, e ti senti bene, dentro di te inizi a sentirti bene, è un percorso che stai facendo, eh? Questo invece, sempre della stessa famiglia, è il nostro cavaliere che ha capito, ovvero tu sempre, una versione rafforzata di te, ok? Per cui la presa di coscienza del fatto che tu vuoi la creatività, vuoi evolverti, e la presa di coscienza ancora più forte, perché questa volta siamo nel cavaliere, per cui ancora più forte, a questo punto tu hai capito che con la routine, che con il persistere ogni giorno, che tu in questa maniera stai arrivando a raggiungere i tuoi agi, ok? E questa è una cosa molto bella. Un buon cammino, allora. Stai facendo un cammino di bilanciamento, di riassunto della tua vita, scartare, stai scartando e tenendo le cose belle, dunque creando così una nicchia di cose che ti fanno star bene, che ti stanno portando al benessere, ok? Quello è molto importante per te, mia cara. A questo punto voglio un altro stop. Oh. Adesso. Ok. Un altro stop, e noi abbiamo, eccola qua, Amal, guarda, è vero che noi prima abbiamo, diciamo, fatto una lettura che i nostri amici non hanno visto, ma si sta praticamente ripetendo, è la stessa cosa di prima, per cui, eccola qui, le tue ansie le stai poco a poco lasciando dietro di te, ok? Per raggiungere questo tuo entusiasmo, questa tua ricerca del benessere, della felicità, ma del benessere più che altro, anche, diciamo, nel romanticismo, ma proprio anche... In questo caso, più che amore, significa proprio armonia, rafforza l'armonia che abbiamo visto prima. Per cui è una tua armonia, una tua bellezza interiore che stai, diciamo, sviluppando, e grazie a questo tu andrai ad avere gli agi che hai sognato. Ti giro un'altra carta e dopodiché ti chiederò un ennesimo stop. Ed eccolo qui, il nostro amico, che è il lato... pazzerello che c'è di noi, che c'è dentro in noi, no? E questo è la carta delle opportunità lavorative, ok? Per cui le nostre finanze, le nostre capacità, tutte dentro in una carta. Praticamente grazie a questo tu stai ora andando verso una consapevolezza anche mentale che ti sta portando dentro anche alla capacità di gestire la tua vita in modo da portarti ad avere anche una situazione economica. Sì, una stabilità e una capacità economica che tu prima non riuscivi ad avere, anche per una vita un po' più disordinata rispetto a quello che hai adesso, no? Per cui è una carta di opportunità finanziarie anche, ok? Opportunità finanziarie, molto importante. Mi dai un ultimo stop, mia cara? Ok, ti guardo, sembra che li sto guardando da qua. Adesso. Eccoci qua. A questo punto... Oh! È la copia di quello di prima, detto in un altro modo. Praticamente la carta che esce è, ancora una volta... come abbiamo detto prima, che quello che i nostri amici non hanno visto, è eccola lì, la temperanza, cioè la pazienza,
il bilanciamento, la moderazione, il significato che tu ti stai creando dentro di te, dare un senso a tutte le cose che tu finora hai fatto e dare un senso alla tua vita, soprattutto. Questo è questa carta, il bilanciamento della tua vita, dare senso alla tua vita. Ok? È quello che tu stai facendo adesso. Prima camminavi un pochettino lì brancolavi un po' nel buio, mentre adesso si sta decisamente tutto allineando. È bellissima questa cosa, è veramente una cosa spettacolare. Ok? Certo, tu hai avuto fino adesso tantissime ansie, tantissime preoccupazioni e questa luna le dimostra, ma quello che noi abbiamo all'inizio della lettura ci sta dicendo che non è assolutamente il caso di averlo, perché a questo punto anzi ti dice che questa luna, che io adoro la luna, l'adoro, e adoro tutto ciò che ha a che fare con la luna, anche perché la luna è molto femminile, Amal, per cui concludere una lettura con la luna, e se, diciamo quando precede anche la temperanza, vuol dire che noi come donne troviamo la nostra situazione ideale, che è comunque una tua indipendenza, cioè tu stai comunque raggiungendo una tua individuale indipendenza, che è una cosa bellissima, ma soprattutto una tua individuale indipendenza interiore, oltre che economica, interiore, sì. È la cosa bellissima. Tu hai la consapevolezza della tua femminilità, della tua capacità di essere donna, della tua capacità di riuscire a, diciamo, a gestire la tua vita a questo punto, no? A gestirla nella maniera che hai sempre voluto. Per cui fidati della luna e segui sempre la luna. Io l'adoro. Abbiamo visto Laura, stabilità economica, anche se è uscita, ma voglio la conferma. Vuoi la conferma? Voglio la conferma. Certo, navigare sulla situazione economica. A questo punto, mia cara, anche qua voglio che tu mi dica: ah, beh, solitamente, ma lo faremo la prossima volta. Io utilizzo anche per rafforzare, andare ancora più profondamente, utilizzo anche, essendo io, si vede, un po' Viking, no? Ecco. Di conseguenza io utilizzo anche le potenza delle rune di Odino, per cui anche quella è una cosa bellissima, un viaggio molto potente all'interno del nostro corpo, proprio letteralmente della nostra anima, e quello che noi abbiamo nel più profondo di noi fa scoprire dei lati di noi che neanche conosciamo. Sicuramente la prossima volta lo facciamo. Lo faremo, e questa volta invece andiamo dentro nella tua a rafforzare quello che era denaro. Il vile denaro. Comunque la tua economica. Dimmi tu uno stop quando vuoi. Adesso. È uscita la carta più bella dell'intero mazzo di carte. Ed è questa. Cioè questa carta, mamma mia, il 3 di coppe. Vedi? Il 3 di coppe. È spettacolare. Allora, qui c'è tutto. C'è la celebrazione dell'amicizia, c'è la creatività, c'è la comunità, ci sono gli agi, la felicità e la gioia di stare a questo mondo, ok? Associata al 3 di pentacoli vuol dire che con un lavoro di team, ok? Con collaborazioni e con l'apprendimento di cose, ok? Tu andrai a rafforzare ancora di più la tua idea di diciamo di volere esattamente quello che è la tua situazione, quello che sarà la tua situazione finanziaria. Per cui la carta degli agi, sì, la carta degli agi e della comunità, del team, del non fare le cose tu da sola, ma tu hai probabilmente scelto di avvicinarti a qualcuno o a più persone a seconda delle varie cose che andrai a fare, creerà una bella rete, diciamo, di agi, ti creerà una bella rete di sicurezza che ti butterà dentro in un periodo anche economico che è veramente buono, nel senso ti dà sicurezza,
ok? Mm. Dopodiché abbiamo, questa l'abbiamo già vista anche prima, una vecchia amica, ci saranno però tanti sforzi da fare, no? Tanti sforzi da fare per arrivarci, tanto da lavorare. Adesso tu mi dici invece il mio, stop di nuovo. Stop. E già qua diciamo. Stop. 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 Che vogliamo andare a rafforzare ancora di più, ma già ti ha detto tutto. Guarda, è la copia. Guarda, 9 di pentacoli, ancora una volta, significa questa carta che tu hai questo, la tua, raggiungi il tuo culmine nello stare nei tuoi agi, tra i tuoi agi, diciamo, no? Proprio per il fatto che stai raggiungendo il tuo, la tua self-confidence, come si dice, no? Cioè la tua sicurezza in te stessa, apprendendo questa cosa, imparando a conoscerti, ad avere questa tua, diciamo, sensibilità nei confronti di te stessa, perché ricordati che se non abbiamo sensibilità nei nostri confronti, non lo potremo neanche avere nei confronti degli altri, questo è palese. Imparando a conoscerti tu, troverai questo bellissimo giardino che è caduto, magnifico giardino pieno di belle cose che ti circonderanno, ok? Ovviamente intorno a te può essere che ci siano anche persone che a quel punto, come tu sai, possono essere anche gelose, eccetera, eccetera. Non chiuderti nell'isolamento, ma ricordati che tu devi lavorare in team, non isolarti, non tendere, perché questo dopo un periodo in cui tu hai comunque dovuto subire un tuo isolamento, chiusa dentro con te stessa e basta, è vero che però questo periodo di isolamento ti ha portato anche a pensare tanto a te stessa e a pensare alle cose belle. Infatti ti ha aiutato ad andare oltre questa cosa, ok? Questa è una cosa molto molto importante, il fatto, la capacità di riuscire ad andare oltre una determinata situazione, ok? La lettura, abbiamo anche bisogno di un altro stop. Va bene. Adesso. Un altro stop che ci porta a un re, alla presenza di un re. Una persona nella tua vita, comunque. Una persona decisamente di carattere, perché queste, il re, allora, una persona intellettuale, comunque forte, intellettualmente forte, diciamo, pensatore, che pensa le cose come molto razionale, in sostanza, molto molto razionale, che entrerà a far parte della tua vita, ok? Con impeto, e nel quale anche tu ti dovrai buttare, diciamo, con un certo impeto, con una certa, lasciarsi andare, in sostanza, ad altre opportunità. È difficile, però, va bene, vediamo. Ad altre opportunità, di questo è. Perché tu, come abbiamo visto in una lettura che i nostri amici non hanno potuto vedere, purtroppo anche questa cosa, il fatto di liberarsi dal passato, ok? Tagliare il cordone ombelicale. Dammi un ultimo stop, mia cara. Adesso. Ci tiene sulle spine. Dunque, a livello anche economico, grazie alla tua forza, la forza femminile, questa è la forza femminile. Abbiamo visto prima la luna e abbiamo visto ora la forza femminile. La forza femminile è una cosa che ci porta a dominare il mondo, a dominare il nostro mondo, che è poi quel mondo che noi desideriamo dominare. Adoriamo! Noi ci vogliamo dominare il nostro mondo, non vogliamo andare a dominare chissà che mondo. Nostro, però no. Quello perché per nostro. Noi è importante, ecco perché il tutto terminerà felicemente con il mondo, infatti, ok? Per cui ci saranno per te dei viaggi e ci saranno per te aperture nuove e ci saranno per te soprattutto opportunità anche economiche nuove, perché di quello si tratta, ok? E soprattutto
una consapevolezza di essere forte, di essere forte, di avere la forza femminile, proprio mentale, non è la forza fisica che hanno le donne, anche quella volendo, ma hanno la forza mentale, che è quella cosa che quando nel momento del bisogno noi tiriamo fuori gli attributini che non abbiamo fisici, ma che abbiamo qua. Si escono. Immaginari, così, le nostre lette, no? A parte che non ne abbiamo bisogno, però va bene. Però sai, c'è sempre bisogno, perché proprio a questo, e grazie a questo che noi tiriamo fuori i nostri wishes, ovvero questo è quello che io dico, desidera sempre, più tu desideri, questo è il mio motto, desidera sempre, no stress, more stress, questo è il mio motto che tu ben conosci, dai. Laura, è stata una lettura stupenda, anche se l'abbiamo fatta due volte, però è stata stupenda, mi sono divertita tantissimo, doppiamente, effettivamente sono delle cose che è reali, perché io ho passato gli ultimi due anni brancolando nel buio assoluto e sto uscendo ultimamente perché ho trovato un metodo che mi sta cambiando completamente la mia visione verso la vita, mi sento libera, mi sto quasi sto arrivando alla perfezione, alla stabilità emozionale. Che guarda, sola, io, la mia cagnolina e il mio gattino, io sono felice così, insomma. Ci arriverai piano. Ragazzi, come che Laura? Ci arriverai piano piano, come hai visto, nell'arco sono di questo periodo. Sono veramente felice. E già con questa lettura vedo la luce in fondo al tunnel, perché pensavo di non uscirne mai. Comunque, bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta la Laura, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arrivano tutti i video. Sotto vi lascerò il link della Laura, così potete contattarla quando volete. Bella gente, grazie mille e alla prossima. Un saluto dalla Laura. Ciao, grazie Mal, grazie per questa cosa. Ciao.